Preghiera del Carabiniere. Si è svolta alla cattedrale di Pesaro la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. La messa è stata celebrata dal vicario generale e moderatore di curia dell'Arcidiocesi di Pesaro, Don Marco Di Giorgio, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gianluigi Cirtoli, del prefetto Emanuela Saveria Greco e dei vertici provinciali di tutte le forze di polizia. Nello stesso giorno l'Arma ha commemorato anche l'82esimo anniversario della battaglia di Culqualber, poiché proprio il 21 novembre del 1941 i militari del primo gruppo mobilitato Carabinieri si sacrificarono a difesa di quel caposaldo. Sì, il ricordo del sacrificio che c'è stato di un intero reparto di carabinieri zaptie mobilitato che per 3 mesi hanno tenuto testa delle preponderanti forze inglesi, purtroppo con esito infausto il 21 novembre hanno dovuto cedere le armi. Come è stato detto durante la celebrazione, è l'impegno preso, quindi il nostro lavoro che quotidianamente dobbiamo ricordarci di dover assolvere, perché il nostro impegno è questo. La Virgo Fidelis ci ricorda l'impegno preso, dice il colonnello Cirtoli. Essere un carabiniere significa impegnarsi, sacrificarsi, al tempo stesso avere la soddisfazione e consapevolezza dell'utilità del lavoro svolto, un significato importante che ricordiamo con piacere anche nel giorno della Virgo Fidelis. Siamo tutti presenti stamattina come segnale di ringraziamento e di vicinanza ai carabinieri, all'Arma dei Carabinieri, perché è sempre molto attenta, molto collaborativa e assicura il controllo e l'ordine del territorio. Quindi è un modo per ringraziare tutti i carabinieri che sono per strada, ma anche un sentimento di ricordo e di vicinanza, di ricordo per le vittime dei carabinieri e di vicinanza ai familiari.